In ritardo di 10 anni, ma sempre in tempo per recuperare. Quello che ospita la chiesa di San Burkhardi, nella cittadina tedesca di Halberstadt, è il concerto più lungo del mondo. Iniziato nel 2001, si propone di durare fino al 2640, ovvero 639 anni di musica con note che cambiano ogni qualche mese o anno. Quella moderna è una società frenetica e di giorno in giorno lo diventa sempre di più. Ora, per esempio, basta non controllare le proprie email tutti i giorni per restare fuori dal mondo. Ma qui, in questo luogo, si può respirare qualcosa di cui abbiamo un bisogno sempre più urgente, la serenità. Autore del progetto, non a caso intitolato As Low As Possible, più lentamente possibile, è l'avanguardista americano John Cage. Morto nel 1992, il compositore ha lasciato in eredità un concerto sperimentale iniziato nel settembre 2001 con un silenzio di 1 anno e 5 mesi. Poi, grazie anche a un organo automatico, l'esecuzione è entrata nel vivo. Sempre più numerosi, gli spettatori hanno cominciato ad accorrere per assistere agli epocali cambi di nota. Molti restano affascinati perché non riescono davvero a immaginare una cosa del genere. Un brano musicale che dura 639 anni e cui i toni cambiano ogni qualche mese o anno può sembrare estremamente noioso. Una volta nella chiesa ci si rende però conto che non è affatto così. Il cambiamento è costante, la luce cambia, il suono cambia, è tutt'altro che noioso. Ed è proprio pensando a chi condivide questo entusiasmo che la John Cage Organ Foundation offre la possibilità di sponsorizzare una nota con una donazione. Per decidere non c'è però fretta, il prossimo cambio di tono è nel luglio 2012.